Tra i titoli più attesi del 2009 figura senza alcun dubbio Resident Evil 5, prima incarnazione next gen del survival horror più famoso al mondo. La spasmodica attesa da parte di fan e semplici estimatori della serie ha portato Capcom a realizzarne una demo, rilasciata qualche giorno fa esclusivamente per il marketplace Xbox Live giapponese. Risalta prima di tutto come l'IA nemica sia stata notevolmente potenziata. Chris non si troverà ad affrontare un nugolo di cadaveri deambulanti, ma degli esseri a loro modo senzienti e notevolmente potenziati dal virus nelle capacità fisiche. Gli avversari, così come il nostro Beniamino, potranno perciò armarsi di qualsiasi oggetto o arma raccolta da terra, arrampicarsi, correre, sfondare porte, recinzioni ed addirittura muri, nel caso di mini boss dotati di manufatti particolarmente pesanti e pericolosi. Non bastasse, saranno pienamente consapevoli di essere in superiorità numerica, spesso tenteranno l'accerchiamento o l'attacco in massa, ed in generale del mondo che li circonda. Legacy saranno in grado di capire di essere sotto tiro se puntati da un mirino laser. D'altro canto però dobbiamo notare l'eccessiva lentezza con la quale gli stessi si appresteranno ad attaccare il nostro Beniamino, quasi per lasciare volutamente il tempo di reagire. In un contesto del genere è diventata quindi essenziale la tattica e con essa la rinfrescata interazione ambientale integrata in Resident Evil 5. La città, quattro volte più ampia rispetto al villaggio del quarto capitolo, sarà interamente esplorabile, interni, tetti e sottotetti inclusi. Oltre alla raccolta di qualsiasi oggetto contundente, Chris potrà anche cimentarsi nella distruzione di alcune strutture e nella preparazione di trappole in cui attirare le creature. Il ritmo di gioco ha subito un leggero innalzamento rispetto al quarto e precedente capitolo. Laddove i nemici si muoveranno in maniera più agile ed intelligente, il nostro alter ego digitale sarà dotato di un maggior numero di munizioni ed una dotazione bellica di tutto rispetto. Il pugnale è stato trasformato in un macete e vi saranno oltre una ventina di armi automatiche e semi-automatiche da recuperare. Nonostante Resident Evil 5 sia diventato praticamente un action game, vi sono alcuni elementi che ancora stridono a contatto con tale struttura, su tutti il sistema di controllo. Chris risulta infatti molto macchinoso da controllare, l'introduzione dello stick analogico non basta a distogliere lo sguardo dall'impossibilità di muoversi, anche solo lateralmente, mentre si spara, ed è un inventario non proprio congeniale. La sensazione di soffocamento provata in alcuni frangenti della demo è dovuta anche, paradossalmente, alla presenza di Sheva, la compagna d'avventura del muscoloso eroe. L'IA che la governa non pare infatti in grado di fornire sempre efficace supporto, quanto invece di risultare d'intralcio in una buona parte delle situazioni. I modelli poligonali sono ricchi, curati e molto dettagliati. Se Chris Redfield rappresenta in questo senso l'apice di una realizzazione tecnica eccellente, perfetta addirittura la barba sul viso, i mostri che incontreremo durante l'avventura li sono soltanto uno scalino sotto. Ognuna delle creature presenterà caratteristiche peculiari e sarà a suo modo diversa dalle altre. Davvero pochi, da quanto si è potuto vedere per ora, i modelli identici tra loro. Le animazioni sono molto più varie rispetto al predecessore e risultano collegate tra loro in maniera più omogenea, frame dopo frame. Leggermente altalenante, a differenza di quanto visto in occasione del Captivate 2008, l'ambiente esterno, caratterizzato da una buona modellazione poligonale accompagnata da texture non sempre di altissimo livello, effetti di luce molto credibili ed effetti particellari meno palpabili e realistici di quanto non fosse trapelato dai video mostrati in precedenza. Alcuni grossolani difetti affliggono ancora il motore fisico, con penetrazione poligonale non perfetta aderenza al terreno su tutti. Scendendo più nel dettaglio, non sembra del tutto credibile la reazione ai colpi d'arma da fuoco, incassati dagli avversari con nonchalance fino al fatidico ultimo colpo, capace di farli volare per alcuni metri. La demo presenta infine tearing visibile e qualche calo di framerate nelle situazioni più concitate. Questa demo di Resident Evil 5 è un'esperienza che non appaga totalmente, lasciando molti con una punta d'amaro in bocca. Vuoi per una realizzazione tecnica non impeccabile, vuoi per un sistema di gioco che pare non essere ben amalgamato in tutte le sue parti e vuoi per una netta sensazione di déjà vu rispetto al quarto capitolo, il survival horror di Capcom non è ancora in grado di soddisfare le elevatissime aspettative del pubblico.
La build è comunque ancora troppo immatura ed un giudizio definitivo sarebbe decisamente affrettato. Aspettiamo marzo per maggiori chiarimenti.